Tra i sostenitori della capitale italiana della cultura 2024 c'è anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che ha voluto sostenere l'anno da capitale all'insegna della cooperazione. Missione e compito della Fondazione Cassa di Risparmio è quello di sostenere e promuovere il benessere del territorio. Ovviamente di fronte a un avvenimento come la capitale della cultura 2024 noi non potevamo essere assenti per il valore del riconoscimento che è stato dato a Pesaro e quindi il valore del riconoscimento di una uh, vivacità, di un'intelligenza, di un'iniziativa che vive eh, nelle, nella nostra città e nelle tante iniziative di cui, culturali di cui la città è testimone e protagonista. E, e poi ci interessa nell'idea della capitale della cultura l'idea eh, in qualche modo di una diffusività, di una partecipatività della cultura. Per cui noi abbiamo deciso di eh, in qualche modo modulare il nostro intervento di sostegno in due parti. Una prima parte che è stata di. Che ammonta a 250.000 euro, quindi uno sforzo importante, eh, sono stati eh, finanziati 19 progetti che riguardano eh, 34 comuni e questo è estremamente significativo. Vuol dire che abbiamo aiutato a, mh, come dire, alla diffusione, alla partecipazione, alla fruizione di questo avvenimento nell'intera provincia. Poi il secondo aspetto è stato caratterizzato da un altro significativo intervento. Finanziario di 150.000 euro che abbiamo destinato direttamente alla, alla città di Pesaro. Una visione, quella della fondazione, che guarda ad un futuro di collaborazione tra i comuni per dar spazio e voce anche a quelli più piccoli. La nostra realtà periferica è una realtà ricca ma anche piccola. E eh, l'idea che noi abbiamo lanciato era proprio quello di consorziarsi, di trovare relazione, per cui 34 comuni si vedono in qualche modo rappresentati da 19 iniziative, con soddisfazione di tutti. Questo speriamo che sia un germe anche per il futuro. Deve rimanere nel futuro questo tema di una partecipazione culturale viva, ma dovrebbe, speriamo che possa rimanere nel futuro, anche il tema di. Eh, una collaborazione in maniera tale che anche le realtà più piccole eh, possano trovare la possibilità di esprimersi e, direi, che si possa ritrovare il gusto di costruire le cose assieme.